Val di Chiana, nuova lezione di golf con il maestro fantastico, mitico maestro Riccardo. Qua ancora dal Golf Club Val di Chiana, come tutti i venerdì, ancora per qualche altra puntata, raccontare le storie della Val di Chiana e a scoprire gli ospiti che oggi ci verranno a trovare nel nostro salotto. Oggi con il maestro Riccardo facciamo buca finalmente! Ecco, facciamo una buca oggi! Oggi facciamo una buca! Allora, Riccardo, abbiamo imparato, mi ha insegnato le nozioni base del golf, che sono, ripassiamolo un attimo, l'approach, questa parola, approach, banker, il bunker. Ecco, la posizione, il swing iniziale, ok, e il putter. E il putter. Ok. Oggi ci troviamo nel tee. Oggi facciamo una buca, che è la buca 1 qui al Golf Club di Chiana. Allora, questa zona qui è il tee. Allora, il tee è dove si parte, si comincia la buca. Okay. Allora, ci sono gialli, okay, e i tee rossi che vedete poi in avanti. Allora, i tee gialli sono per gli uomini, okay, e i tee rossi per le donne. Okay. Okay. Poi ovviamente ci sono in altri campi, ci sono anche altri tee, nel senso ci sono in campi in cui ci sono 5-6 tee che fanno, magari i neri sono per i professionisti, i bianchi sono per i dilettanti bravi, e così via, cioè i gialli per i dilettanti fino a una categoria, poi i verdi per i senior e così via, anche per i bambini, ci sono anche i tee dei bambini che ovviamente partono molto più avanti, perché sono più piccini. Quindi. Certo. Allora, facciamo così, io ora prendo nella mia sacca... Prendiamo i guantini. Il guanto. Ma io riuscirò ad avere il mio guantino da certo. Qui alla fine. Allora, prendiamo il tee, vi ricordate cos'è, sì, il tee? Sì, ce lo ricordiamo benissimo, ecco, che è dove poggia la pallina. Ecco, e si può usare soltanto nel primo colpo dal tee. Dal tee. Quindi ora metto il guanto. Allora, il guanto è importantissimo per non scivolare il bastone, ok? Principalmente ora d'estate che è caldissimo, è sempre meglio usare il guanto. Okay? Ok. Ora prendo io, in base alla distanza che abbiamo qui, ecco, questa è una buca che ha 178 metri. Ah, 178. Okay? Il green è lì in fondo, io tiro un ferro 7. Perché ferro 7? Perché per me da 170 metri è il bastone che uso io. Ognuno ha la sua distanza. E in base a cosa varia la distanza? In base all'angolazione del bastone. Ok. Okay? Quindi, ora metto il tee. Allora, qui nella zona del tee io posso mettere la palla. Tra qui e qui, dove ci sono i blocchi. E indietro posso andare fino a due bastoni. Quindi, più o meno questo quadrato qui. Ok. Okay? Quindi, io posso scegliere dove mettere la palla. Ok? Io ora la metto in mezzo, vengo dietro, faccio il mio swing di prova, ok? Quindi mi riscaldo un pochettino, vedo un po' la distanza, guardo la buca e proviamo. Ma che tiro formidabile! E come facciamo a vedere dove finisce la pallina? Questa è buona. Scherzo. Allora, ora si rimette il bastone qui. Si rimette il bastone. Io tolgo sempre il guanto perché così almeno non mi suda la mano. Giusto. Metto qui dietro. Prendiamo il nostro Prendiamo la sacca. Io, a me piace di più la sacca in spalla. La sacca in spalla, sì. Secondo me è più anche facile. Anche al nostro pubblico femminile gli piace la sacca in spalla. E andiamo a recuperare La pallina, vediamo. È finita, perché ora con quest'ombra non è che si vedi tanto bene, però mi è sembrato un buon colpo. Buonissimo. Vediamo. Io non avrei fatto di meglio, te lo dico. Poi allora lì c'è il tee rosso, quello delle donne, che di solito è un pochettino più avanti rispetto a quello degli uomini. Ma è anche più piccolo rispetto a quello degli uomini. No, quello no, quello è perché comunque qui è tagliato così, non è. Okay. Allora, poi vedete lì fuori, ok? Sì. Lì c'è il dove prima c'erano i cavalli, però. Se la pallina va lì fuori, sì, ok, questo è fuori limite. Oh, e quindi devi ritirare? Devi ritirare da dove hai tirato prima, okay, con due punti di penalità. Ah già, giusto, perché c'erano le penalità se la pallina Brava. Andava quindi, fuori. Quindi, se io tiro la mia prima pallina e vado fuori limite, io ritiro la terza.
Ah. Ok? Quindi un punto, il punto di penalità più il colpo. Ok. Ok? Di solito, cioè il fuori limite, cioè il paletto bianco, ok? Uh-huh. Poi parliamo un po' di paletti, ok? Ok. Il paletto bianco è fuori limite. Sì. Paletto rosso, acqua laterale, ostacolo d'acqua laterale. E paletto giallo, ostacolo d'acqua frontale. Frontale. Ok? Ok. E quando c'hai l'ostacolo, devi ovviamente cambiare il ferro. Cioè, come fai a passare l'ostacolo col tiro? No, allora, alla fine dipende molto. Per esempio, qui noi abbiamo la buca 2, tra la buca 2 e la buca 3, lì in fondo abbiamo un lago in mezzo. Ok? Ah. Però non è frontale, quindi alla fine, cioè, solo se te sbagli veramente il colpo e vai a destra e finisci in acqua, okay. Dove è entrata la palla, te prendi un'altra pallina dentro la tua sacca, sì, con un punto di penalità e la metti in gioco di nuovo, la droppi. Cioè, okay? Quindi se magari tiro la prima palla in acqua, uh-huh, okay? Prima in acqua, poi prendo un'altra pallina, la droppo e tiro il terzo, ma da dove è entrata la palla, non come il fuori limite che la devo ritirare da dove era. Okay? Ok. E ora siamo arrivati in green. Siamo arrivati in green. Ecco la mia pallina. E abbiamo trovato anche la pallina. È stato un bel colpo. Ora, una cosa importantissima. Buonissimo. Allora, la sacca viene messa sempre fuori dal green. Ok. E non possiamo mai entrare dentro il green o col carlino o con la sacca, sempre fuori. Okay. Ora io uso il putter. Il putter è l'unico posto dove me non piace, cioè per me ho un po' più di sensibilità senza il guanto. Ah già, perché questo l'impugnatura ce l'ha morbida. Sì, è morbida, brava. Uh-huh. Allora, di solito si usa una monetina per marcare la pallina. Andiamo a vedere. Andiamo a marcare la pallina. Ma ognuno usa la sua poi, eh. Ognuno ha le sue tecniche. Noi usiamo la moneta. Ecco la mia pallina. Ecco, hai fatto il tiro. Ecco, cioè, grazie. Tanta roba, eh. Allora, si marca la palina dietro, okay, così la posso prendere, uh-huh, la pulisco con un straccio qualcosa, okay, poi la rimetto in gioco, sempre nello stesso punto dove era prima, okay, tolgo il marchino. Il momento in cui tolgo il marchino non posso più toccare la palla con la mano. Ah. Okay? Ok. Poi andiamo qui. Dobbiamo togliere la pallina. Togliere la pallina. Perché se no è una penalità se tiriamo con la bandiera. Allora, se tiriamo e la palla va in buca con la bandiera dentro quando siamo dentro il green, c'è la penalità. C'è la penalità. Okay? Quindi la bandiera si mette sempre fuori dal green. Ok? Così. Sai, perché comunque il green è, vedete che è un'erba veramente molto curata. È verissimo. Quindi guarda, sembra... ti stavo dicendo quasi, guarda, ma quest'erba è vero finta. È vero, sembra è finta. Verissimo, eh? Valdichiana, è però, verissimo. Però, guarda, è incredibile. Quindi qualsiasi cosa che fai, la rovini. Sì. Quindi, cioè, sai, non buttare la sacca dentro il green, okay, o la bandiera, eccetera, no? Okay. Allora, quando si fa un colpo al green, perché la mia palla è battuto fuori dal green, ma di solito quando batti in green fa una buca, uh-huh, okay? Che è il pitch mark. Ah. Quello lo dobbiamo sempre sistemare, per esempio qui, no? Uh-huh. C'è questa buchina, si alza un po' e poi lo sistemiamo così. Dai, col bastone. Fantastico. Per quello è curato così, certo, no? Un allora, po' come il bunker. Un po' come il bunker, che si rastrella dopo tirare. Si rastrella dopo per brava, metterlo a posto e qui si fa questa. E qui si fa questa cosa qua. Questa cosa qua, vedi? E ora è piano, è poi benissimo. Dopo una settimana è già a posto. Certo, è a posto. Ora proviamo a imbucare questa palla, dai. Proviamo a imbucare la palla. Vediamo un po'. Quasi. Vicinissimo. Va bene. Poi quando sei qua, in campo, sì, scusami, io posso marcare la palla di nuovo. Ok. O se la palla è vicina come questa qui, posso chiedere, posso finire? Te mi dici sì sì, ok, vai. Ah, vai sì? Pure. Sì sì. Cioè non è automatico. No, perché di solito chi è più lontano gioca per primo. Ah, ok, quindi se magari la tua pallina è un po' più lontana rispetto alla mia, glielo diamo l'autorizzazione di continuare, sì? Dico di sì. Dai, dai, mi calmo. Ora
buca. E abbiamo fatto tre cos'è? Un par. Bravo. Un par, quindi tre tiri, un par. Sì, perché la buca è un par 3. Bravo. Ok. Ora prendiamo la bandiera. Ok. Ci siamo, mal di chiaro, questo l'ho capito. Ma all'ultima puntata mi fate anche l'esame scritto? Brava, questa può essere un'idea. Ma che figata! E così abbiamo finito la buca 1. Quando si finisce, dobbiamo rimettere la bandiera e andiamo. E a fare. Salutiamo. I nostri social e TV spettatori, dalla buca 1 ringraziamo il maestro Riccardo, che troveremo ovviamente la prossima settimana con un'altra dimostrazione pratica qua al Golf Club Valdichiana, e noi ci vediamo tra pochissimo in diretta dal nostro salotto con tanti tanti ospiti e tante sorprese, tanta musica e tante storie da raccontare. A tra pochissimo, ciao. Dadia Hao, Wani Lai Woman Giardino Valdichiana de Gemu. Valdichiana, bentornati qua al nostro salotto dal Golf Club Valdichiana. Vi abbiamo salutato in cinese perché ormai la Valdichiana e il Giardino Valdichiana è diventato internazionale. E stasera, infatti, quest'oggi parleremo di cinese, di Chinese Corner, e lo facciamo con il direttore della biblioteca Piero Calamandrei di Montepulciano, Duccio Pasqui, e con la responsabile del Chinese Corner della biblioteca, Tatiana Camerota. Perché parliamo di biblioteca e cinese? Perché dal 2013 la biblioteca di Montepulciano si è dotata di un Chinese Corner. E vado subito su Tatiana per capire di cosa si tratta questo progetto. E poi con Duccio invece parleremo un po' più delle attività della biblioteca di Montepulciano. Tatiana. Esatto, dal 2013 appunto è stato siglato questo accordo con l'AMBAN, che è l'ufficio nazionale preposto alla diffusione e alla promozione della lingua e della cultura cinese nel mondo, attraverso una rete di istituti Confucio, anche in Italia ne abbiamo più di 10, e di angoli cinese appunto. Insieme al nostro ce ne sono pochi altri in Italia, quindi è l'unico in Toscana, diciamo che è un caso importante. E l'obiettivo è appunto quello di far conoscere alla realtà locale, quindi anche in chiave adattata appunto a quella che è la realtà locale, nel nostro caso di Montepulciano, quindi una realtà anche turistica e commerciale dell'area valdichiana, far conoscere appunto quella che è la lingua e la cultura cinese, e cercare di sensibilizzare attraverso una serie di eventi e di attività che noi portiamo avanti, e di incuriosire e di far appassionare anche nuove persone. Duccio, quindi una novità, ma anche una, possiamo dire, un progetto unico, appunto, come ha detto Tatiana, unico nella Toscana. In questa biblioteca storica, in questo archivio, si inserisce la cultura cinese. Come viene concepita dal pubblico della Valdichiana, ma anche di Montepulciano, questa novità? Comunque, per essere sinceri, per ora c'è una certa, diciamo, riluttanza a comprendere l'importanza della cultura cinese e della storia cinese in Italia, perché ahimè siamo abituati a pensare ai cinesi come quelli che ci vendono roba a basso prezzo di basso valore. Invece appunto la Cina ha un'importanza non indifferente anche nella storia dell'Occidente, magari quello che noi può pensare molto meno remota, è stata molto meno remota di quello che noi crediamo, e soprattutto diciamo che in questo momento è una fonte di indiretta di ricchezza per l'Italia non indifferente. Basti pensare al fatto che moltissime agenzie pubbliche e private cinesi stanno acquistando importanti pezzi d'Italia, se tra tutti i beni della vendita, dell'acquisto e pure della vendita del Milan, ma non soltanto, anche di altre importanti, dell'Inter, di importanti squadre di calcio, e anche di strutture economiche importanti. E poi per esempio, se voi capitate a Montepulciano verso la fine di gennaio e i primi di febbraio, quando la situazione turistica è completamente morta, gli unici turisti che vediamo sono cinesi, quindi evidentemente comincia ad avere un'importanza non indifferente. Devo dire che tutto è nato comunque da una situazione culturale, perché noi, la nostra presidente Silvia Calamandrei, che conosce bene il cinese perché l'ha imparato da bambina a Pechino, perché allora era lì con suo padre, corrispondente dell'unità, e ci ha donato una abbastanza significativa collezione di testi moderni cinesi. È proprietaria di alcune opere d'arte di un importante pittore cinese
del Novecento, che si chiama Cibaishu, vabbè, e tutto ha avuto inizio con una mostra che abbiamo fatto nel 2011 dedicata proprio ai rapporti fra Toscana e la Cina, che sono sottili ma molto più antichi di quello che noi crediamo. Allora, siccome abbiamo avuto dei problemi tecnici con l'audio, chiedo a Duccio di passare il microfono a Tatiana, quindi facciamo un po' di... questo lo mettiamo qua. E Tatiana, Duccio parlava non solo di libri, ma anche di opere d'arte, insomma di cultura cinese a 360 gradi. Il Chinese Corner non si trovano solo libri e cataloghi e quant'altro, ma voi organizzate anche proprio degli eventi. Per esempio raccontiamo del famosissimo evento che ha veramente richiamato tanta gente a maggio, lo spettacolo teatrale di questo famosissimo regista. Il 13 maggio abbiamo avuto il piacere di ospitare Shi Yanshe, attore italo-cinese, o per meglio dire ormai attore che ha acquisito cittadinanza italiana con origini cinesi, e in questo spettacolo Arle Chino, traduttore e traditore di due padroni, lui racconta appunto quella che è la sua storia, quindi da quando è arrivato in Italia, le difficoltà che ha anche incontrato sin da bambino e poi a livello prima scolastico, poi professionale, ma anche i successi che nel corso della vita ha ottenuto. Racconta quindi sia la sua storia sia il legame con la famiglia, con la terra natale, quindi le radici, e anche i problemi, sia i casi di successo che più difficoltosi per quanto riguarda l'integrazione tra la comunità cinese e quella italiana. Un caso, un esempio appunto celebre è quello di Prato. Mm-hmm. Sappiamo tutti che c'è una grande comunità cinese a Prato. E quindi lui ha cercato a Prato, attraverso il progetto Compost, attraverso una realtà di teatro indipendente, di far conoscere e integrare e incontrare appunto italiani e cinesi. A Prato purtroppo c'è anche stato l'episodio di qualche anno fa del rogo in cui sono morti alcuni cittadini cinesi, quindi lui si è fatto mediatore, oltre che linguistico, mediatore culturale, mediatore anche pratico, anche dal punto di vista istituzionale, tra queste due realtà. E in questo spettacolo, che è in versione bilingue, quindi tutto sia in lingua italiana che in lingua cinese, lui racconta, è molto ricco, molto intenso, perché parla sia di sé sia della realtà cinese in Italia e in Cina ovviamente. Quindi abbiamo avuto questo gran piacere, è stato uno spettacolo che ha ottenuto un buon successo, e anche la vostra Alessia Zuccarello ha scritto sulla Vaticana un bellissimo articolo con intervista all'attore. E al termine dello spettacolo abbiamo anche presentato il suo libro Cuore di Seta, una storia italiana made in China, che è appunto la biografia che Yang ha scritto su di sé, una biografia un po', una biografia romanzo, ecco. Quindi questo è stato l'ultimo evento che ci ha tenuti impegnati e che ci ha dato anche belle soddisfazioni. Grandi soddisfazioni. Sì. Duccio, non solo Chinese Corner, ovvero la biblioteca archivio storico, quanti libri conta e soprattutto qual è il libro più antico che possiamo trovare nella biblioteca? Ma il libro più antico della biblioteca non è della biblioteca ma dell'archivio storico, è la raccolta statutaria di Montepulciano del 1337. È un bellissimo libro in pergamena, sapete che è una pelle di pecora trattata, per cui fra l'altro è anche trattata con un calce, quindi è piuttosto indistruttibile, a meno che proprio non ci si metta l'impegno. E purtroppo è il documento più antico che abbiamo, perché la maggior parte di tutti i documenti precedenti sono andati distrutti in un incendio agli inizi del 200, dovuto a un assedio da parte dei senesi nei confronti di Montepulciano, e riuscirono a conquistarla e bruciarono gli archivi precedenti. Però diciamo che dal 1337 in poi l'archivio è quasi continuo fino ai tempi nostri. Invece la biblioteca comprende solo libri a stampa, e ha la sua origine nella biblioteca dell'antico collegio dei Gesuiti, un collegio dedicato all'educazione che c'è stato dalla fine del 500 fino alla soppressione dell'ordine alla fine del 700. Custodiamo anche una lettera autografa di allora non santo, però poi diventato santo, Ignazio di Loyola, che risponde ai priori di Montepulciano che gli chiedono l'istituzione di questo collegio. E il fondo antico comprende circa 12.000 volumi dalla seconda metà del 400 fino a fine dell'800. Fondo moderno siamo purtroppo arrivati a quasi 100.000, dico purtroppo perché non si riesce a starci dietro, per cui due terzi sono ancora da catalogare purtroppo. Senti, e se io ti dico il saccheggio del Palazzo d'Estate? Il saccheggio del Palazzo d'Estate è purtroppo una delle pagine più nere dei rapporti fra l'Europa e la Cina. È avvenuto nella seconda metà dell'Ottocento, dopo il primo
primo episodio dopo le guerre dell'oppio, ma anche successivamente, ed è stato il saccheggio e la distruzione di un palazzo che aveva stato fatto costruire alla fine del Settecento dall'imperatore Shenlong della dinastia di Qing, l'ultima dinastia imperiale cinese, che poi non era nemmeno cinese, era di origine manciù, ma insomma, tanto per intendersi, governava però la Cina, e un palazzo era stato costruito, fra l'altro, ispirandosi a modelli barocchi, sei settecenteschi, con l'aiuto di architetti e di disegnatori gesuiti alla corte dell'imperatore. Quindi era un ibrido fra cultura cinese e cultura occidentale, a cui l'imperatore teneva molto, perché era per lui una forma di esotismo, come per noi un esotismo avere nei giardini a quell'epoca le pagodine cinesi o le porcellane cinesi. E nel corso di una di queste guerre cosiddette dell'oppio, perché furono quelle che praticamente affermarono la supremazia militare dell'Occidente nei confronti della Cina, il palazzo fu invaso, fu saccheggiato e fu completamente distrutto, e sono rimaste alcune poche rovine che purtroppo testimoniano non solo la grandezza di quello che era, ma diciamo gli errori fatti dei rapporti fra i nostri due popoli, fra le nostre due civiltà. Ecco, Tatiana, indubbiamente questo progetto del Chinese Corner all'interno della biblioteca è nato dal fatto che la Val di Chiana richiama, come avete detto anche voi, tanti turisti cinesi. Voi che siete a contatto con questi turisti, come viene percepita la Toscana e la Val di Chiana dal popolo cinese? Beh, sicuramente come terra di bellezza. Parliamo di, è un po' un mix, no? Il famoso pacchetto che vorremmo offrire anche come Val di Chiana al turista, in questo caso specifico cinese. Un mix di bellezze naturali, bellezze artistiche, bellezze storico-culturali. E il turista cinese ultimamente, il nuovo tipo di turista cinese, perché nel corso degli anni ne abbiamo avuti di diversi tipi, esatto, cerca una sorta di turismo esperienziale. Chiamiamolo così, appunto, per vivere nuove esperienze, che quindi possono essere esperienze alle terme, possono essere esperienze enogastronomiche, e quindi Montepulciano si sposa perfettamente con questa esigenza. Assolutamente sì. E possono essere esperienze appunto alla scoperta della natura, dell'ambiente e della storia, della cultura che la Val di Chiana sa e può offrire. E a tal proposito, per quanto riguarda l'accoglienza del turista cinese, negli ultimi mesi, insieme a Claudia Notario, un'altra ragazza di Montepulciano, anche lei laureata come me in cinese, abbiamo messo a punto una sorta di vademecum suddiviso in moduli, che renderemo pubblico a breve, appunto, per gli operatori turistici e commerciali e per tutte le persone interessate e appassionate di Cina, per far conoscere loro quelli che sono gli aspetti culturali e anche pratici, in un certo senso, per avere a che fare con i cinesi, quindi sia dal punto di vista turistico, dal punto di vista di business, chi fa affari comunque commerciali con la Cina, e a Montepulciano abbiamo anche diverse cantine, quindi in ambito enologico, che lavorano e hanno a che fare con la Cina. E tutta un'altra serie di informazioni più culturali dedicate ai riti, alle tradizioni, alle feste cinesi e alle curiosità anche linguistiche, che spesso ci vengono chieste. Quindi cerchiamo di offrire questo servizio e speriamo che abbia un riscontro e un successo poi sempre più ampio. Duccio, lei ha ricordato un po', ha raccontato un po' quali sono gli eventi dal punto di vista del Chinese Corner, mentre dal punto di vista della biblioteca, anche perché durante l'anno organizzate presentazioni di libri con autori, quali sono i prossimi eventi della biblioteca? Ma in questo momento abbiamo aperto, all'inizio della primavera siamo riusciti finalmente ad aprire una sezione per ragazzi, quindi siamo molto concentrati su questa, che sta avendo fra l'altro un riscontro anche, devo dire, abbastanza inaspettato per fortuna, perché la nostra biblioteca si trova proprio in uno dei punti più alti di Montepulciano, all'ultimo piano del Palazzo del Capitano in Piazza Grande, quindi c'è un certo livello di raggiungibilità, ma invece è stata molto gradita. E abbiamo molti bambini, fra l'altro abbiamo appena iniziato un corso di spagnolo per bambini piccolissimi e un po' più grandi, gratuito, e che terremo durante l'estate, anche altre iniziative, e quindi noi cerchiamo di fare in modo fondamentalmente di far capire ai nostri concittadini che la biblioteca è un bene di tutti e che è un centro di informazione che internet non soppianta, ma integra e si integra con i sistemi telematici. Quindi tutti i nostri sforzi sono per far capire l'importanza della documentazione scritta tradizionale, che appunto non si sostituisce
a internet e nemmeno viene sostituita proprio da internet, diciamo che sono complementari. Le iniziative librarie, di presentazione libraria, sono l'iniziativa più importante, e poi abbiamo anche fondamentalmente, appunto, ora ripeto, ci concentriamo su questa, su questa, su questa biblioteca per ragazzi. E ora, tra l'altro, visto anche l'esperienza positiva che c'è stata l'anno scorso, avremo un'apertura straordinaria dalle 21 alle 23, il 10 agosto, bello, la sera dei Calici di Stelle. L'anno scorso entrarono più di 60 persone, non entrarono per altri motivi che non fossero interesse per i libri, me ne sono reso conto perché nessuno ha chiesto del bagno, sintomatico. Quindi erano veramente chiesto. E fra lui e poi molti poliziani che hanno detto che era la prima volta che loro entravano in biblioteca di cui si avevano sentito parlare e non c'erano mai venuti. Quindi speriamo che non solo poliziani ma anche altri vengano da noi, faremo quattro chiacchiere mentre fuori si sbevazza. Provvederemo dopo a noi anche dopo le 23. Anche perché poi fa sempre bello bere un bicchiere di vino e odorare il sapore di libri. Sì, noi poi siamo circondati dalle cantine, vabbè, non soltanto perché siamo a Montepulciano, ma proprio anche fisicamente. Sono una dietro, una davanti, una delle più belle di Montepulciano. Cantine Contucci un po' più in là, insomma, non si può sfuggire. Prima di chiudere, una brevissima domanda a Tatiana. Tu sai benissimo il cinese, sei laureata in cinese. Sì. Le difficoltà di questa lingua e perché ti sei appassionata a questa lingua? Lo so che è una domanda, ma in sintesissima, perché ci stanno già facendo segni di chiudere. Però in sintesi vi dico, se vi ispira, se vi appassiona, se vi intriga, provate, e se non abbandonate dopo poche settimane continuerete e entrerete in un mondo che non vi lascerà più nel bene e nel male, diciamo così. Confermo, perché anch'io sto tentando di studiarlo. Studiare cinese. E devo dire che superati il primo momento meraviglioso, il secondo momento oddio che cosa faccio qui, perché senso ha tutto questo, il terzo momento però ne vale la pena. Allora la prossima volta saluterai te in cinese. Da Jianhao, posso fare anche subito. Vuol dire salve a tutti. Salve a tutti in cinese. Ringraziamo Duccio, ringraziamo Tatiana, voi rimanete lì tra pochissimo con altri ospiti qua ai Golf Club Val di Chiana. Libero di guardare in basso, di parcheggiare ad un passo, per non conoscere niente di nuovo. Libero di guardare in basso, di parcheggiare ad un passo, per non conoscere niente di nuovo. Mentre questa terra rotola, mi sento straniero. Si è chiusa una porta e sono rimasto da solo. Ora posso dimenticare chi ero. Libero ma, perso in un viaggio. Ora posso dimenticare chi ero. Dimenticare chi ero. Sopra colline, di notte, naufraghi perduti, a cercarsi con gli occhi, mentre questa terra rotola, mentre questa terra rotola. Ora posso dimenticare chi ero. Libero ma, perso in un viaggio, ora posso dimenticare chi ero. Dimenticare chi ero. La ragazza di John ha portato il sole nella caverna. Adesso viene incontro, addosso una collana di conchiglie, le vostre parole. Ora
parlare chiaro. Libero ma, libero ma, perso in un viaggio, ora posso dimenticare chi ero. Dimenticare chi ero. Dimenticare chi ero. Libero ma, libero ma, libero ma, libero ma. Dimenticare chi ero. Dimenticare chi ero. Fanta. Posso fargli l'applauso? Valdichiana, loro non si dimenticano chi sono, ma neanche voi, perché loro sono i Belinda. Simone e Andrea sono venuti qua a trovarci al Golf Club Valdichiana. Vi abbiamo fatto aspettare un po', ma perché dovevamo prepararvi questa fantasticissima cosmica sorpresa. Ragazzi, grazie che siete venuti qua a trovarci nel nostro giardino e che ci avete portato un po' di musica. Allora, Belinda, noi ci siamo, possiamo dire che ci siamo incontrati un anno fa per un'intervista, più o meno location diversa, ma ci siamo incontrati nell'intervista. E cosa è cambiato dall'anno scorso ad oggi? Abbiamo fatto un sacco di pezzi tristi. E che siamo anche più vecchi, più grandi, insomma, allora, siamo più maturi. I sono piccoletti. Dopo un anno, di solito. Non stiamo a vedere il capello. No, vabbè, abbiamo fatto dei nuovi pezzi, abbiamo suonato un sacco l'anno scorso dopo l'intervista con voi. Boom, boom, la Valdichiana, è vero, ragazzi, è per quello. Cioè, è una cosa incredibile, davvero. Allora, è vero. Andiamo sul particolare, dal generale al particolare. Quali brani avete regalato al pubblico rispetto a quelli dell'anno scorso? Fanta, è il brano che abbiamo appena ascoltato adesso. Qua. Poi se vuoi ti racconto un po' la storia, perché questa è curiosa. Non avevamo assolutamente idee e allora abbiamo trovato un trucchetto che sfrutteremo anche per le prossime canzoni. Prossime volte. Questo trucchetto qual è, ragazzi? Qui non parliamo mezzi termini, eh. Parliamo... Allora, si racconta un po' com'era. Allora, praticamente un anno fa noi siamo però stati... Però tieni il microfono vicino alla bocca. Giusto, perché è vero, perché noi non si sente, ma in realtà lui funziona. Siamo stati a fare questa cosa a Sanremo Rock, siamo arrivati lì e per la strada abbiamo detto: perché non cogliere l'occasione, adesso dato che siamo tutti insieme, che è un'occasione particolare, per scrivere un pezzo nuovo, no? Mm-hmm. Allora abbiamo creato un post dicendo alle persone che comunque ci seguono e che alla fine ci danno la forza di fare quello che si fa fondamentalmente, se avessero avuto voglia di scrivere qualcosa, una loro idea sulla tematica del viaggio, dato che noi stiamo facendo un viaggio. Giusto. Andrea aveva scritto la musica di questo brano, un giro di accordi, appunto quello che abbiamo sentito adesso. Che ho scoperto essere copiato da un altro brano che mi hanno detto prima qui al giardino, qui alla Valdichiana. No, scherzo, non è vero. Sì, era un giro d'accordi scritto con un allievo di scuola. Insomma, poi... Fanta, appunto. Fanta. Perché? Perché il mio allievo voleva una Fanta e stavamo facendo lezione, però non c'era, non sapevo che dai da bere se non l'acqua, e quindi praticamente non lo so. E disse Fanta e si accese tipo la lampadina di Fantastico, di non so, Fanta non come la marca, fantasmagorico, sì, una cosa del genere, tipo di spaziale comunque. Mm-hmm. Perché è un brano, ora in acustico era un po', magari un po' secco, però è molto aperto, cioè molto spaziale come pezzo, e quindi scrissi lì con lui questo giro, poi con l'idea di Simo di Sanremo Rock, insomma, abbiamo diciamo preso frammenti di pezzi di frasi delle persone e abbiamo fatto un collage, cioè Simo ha fatto un collage. Abbiamo costruito questo testo e aggiunto delle cose, insomma, c'è una frase appunto che dice che praticamente, vabbè, la ragazza di John è un riferimento che abbiamo messo noi rispetto ai Beatles. Mm-hmm. E ha portato il sole nella caverna e adesso ci viene incontro addosso a una collana di conchiglie come dei resti di qualcosa, e le vostre parole, che sono le parole che appunto ci hanno regalato le persone che ci vogliono bene. E noi... Quindi una canzone, possiamo dire, un brano nato dai anche pensieri delle persone, insomma, sì. Dalle sensazioni, dalle emozioni delle persone. E voi siete riusciti comunque a trasmettere queste emozioni al pubblico in maniera diversa. Speriamo. Questo sarebbe l'intento, diciamo. E
Voi indubbiamente un'emozione grandissima l'avete provata lo scorso giugno, quando avete aperto il concerto di Baustelle a Castelmuzio, giusto? Vero. Che emozione è stata? Come vi siete preparati? Come è stato condividere il palco con questa famosissima band che abbiamo visto anche recentemente qua in Val di Chiana, che è partita poi per il tour nazionale? È stata un'occasione incredibile, tra l'altro è stata una sorpresa. Eravamo in macchina, io ero in macchina di ritorno da Firenze con Belinda, che dà il nome al gruppo, e mi ha chiamato Andre dicendomi che c'era questa novità, contattato da Jack, il nostro batterista, e salutiamo anche Rick, bassista, che non è qui presente perché è giusto. Che entrambi sono al mare, quindi no, non si meriterebbero il saluto, però parlo più piano. Siete più fortunati voi, dai. Poi la location così. No, è stato incredibile, è stato bellissimo, una sorpresa veramente bella. Ringraziamo anche Fabio Pezzuoli, che è stato un ragazzo che adesso è un acquisto farnetellese anche lui, però viene da appunto da Castelmuzio. Sì. Maria Stella, che ha seguito tutto il discorso, insomma tutta l'organizzazione, sono stati carinissimi, però è stato una bella sorpresa. Insomma, siamo andati a parlare con il babbo di Francesco Bianconi, insomma sono stati tutti stragentili. No, loro sono stati carinissimi. Infatti abbiamo fatto la foto a fine live, tipo sembriamo una schiera di soldati, tipo anni 20, il filtro era anni 20, mi pare. Era, sì, perché praticamente la foto era venuta molto male e quindi abbiamo incaricato Giadar, il nostro fotografo, di fare dei magheggi, e è venuta fuori una foto vecchia. Che è venuta bellissima quella foto, no, noi l'abbiamo pubblicata sulla Val di Chiana, è veramente molto molto bella. Grazie a Giadar, eh. E voi lì avete presentato anche qualche brano inedito, giusto? Sì, abbiamo presentato tre brani inediti, se non sbaglio. Fanta, e abbiamo portato Lucy. Lucy. Lucy è un'altra. Tre o quattro brani inediti che stiamo cercando di registrare. Se qualcuno magari in ascolto ha intenzione di fare tipo un bonifico a fondo perduto, noi siamo ben... no, scusa, Vale... mettiamo tipo, sotto il post del bonifico. Se vedete il messaggio... in sovraimpressione. Anche Francesco. Dove indico per la comparsa? Perfetto. Sì, Francesco Paterni, il nostro fantastico regista. Produce e finanzia anche, ormai è famosissimo in tutto il centro Italia. Lui produce anche. Stiamo cercando... coinvolgeremo Andre. Stiamo cercando di trovare un produttore o comunque un arrangiatore che ci dia una mano. E magari, visto quando elabori dei pezzi, ci stai da tanti mesi, il rischio è quello di rimanere un po', diciamo, intrappolato nel pezzo stesso, nel senso uno ci fa un po' la testa, insomma, l'ho ascoltato tante volte e quindi niente, tutto qua. Lo registreremo, insomma. E voi, allora, indubbiamente dall'anno scorso a quest'anno artisticamente, di repertorio, siete cambiati, siete cresciuti. E invece voi personalmente, come persone, al di là dell'età, come ha detto Andrea, come siete statici cresciuti? Statici a bestia. Come siete cresciuti? So che tu, ti ho visto, ti seguo, io seguo tutti su Facebook, ragazzi, non mi sfuggite. Anche per strada, abbiamo le testimonianze. Hai fatto questa esperienza di suonare in Piazza Duomo a Milano. Sì, diciamo che alla fine è una cosa che era in programma, cioè un'idea che risale all'università, quella di suonare in strada, e mi appaga tantissimo, mi piace tantissimo. E poi tra l'altro è anche una bella palestra, una preparazione tosta, alla fine sei in faccia alle persone e fondamentalmente a nessuno interessa di te, perché è così. Interessa solo della tua voce e dei tuoi brani. No, diciamo che fondamentalmente nel momento in cui te sei lì che monti, sei uno dei tanti che passa lì. Mm-hmm. Nel momento in cui inizi, sta a te tirare in ballo qualcosa e che piaccia magari. Ciao, anche, mamma. Non so che interessi, che emozioni, non so, spero che funzioni così. Però è stato bello, lo faccio ogni tanto. E invece Andrea, come è cresciuto artisticamente parlando? Praticamente mi hanno preso a Siena Jazz e mi hanno picchiato, massacrato. Cioè, no, non dovuto... dobbiamo dire questo. No, scherzo. Niente, è il secondo anno di conservatorio, quindi mi stanno veramente steccolando, perché è quello peggio, diciamo, un pochino più impegnativo. Quanto, allora, diciamolo al nostro pubblico, che c'è tanto studio dietro a chi vuole fare musica, comunque c'è tanto studio dietro. C'è chi parte anche da molto più piccolo, nel senso io ho iniziato da vecchio, tra virgolette, perché di solito insomma le persone, i musicisti iniziano anche a 5-6 anni, cioè nel senso noi fra tutti abbiamo iniziato tardissimo.
E quindi, però sì, c'è tanto studio, soprattutto tanti soldi investiti e poco... E poco ritorno. Cioè, il problema è che quando uno va a cercare, magari a farsi pagare le serate o a chiedere dei, insomma, è un lavoro a tutti gli effetti. Cioè, la classica frase: che fai di lavoro? Il musicista, sì, ma di lavoro. Ma di lavoro! Insomma, è un po'. Insomma, una cosa che va sfatuata, nel senso che bisogna combattere questa mentalità un pochino ottusa che purtroppo. Cioè in tutte le piccole... Mi ha dato là per una bella domanda. Ultimamente stiamo un po' vedendo questo nuovo modo di fare musica, la trap, no? Abbiamo già anche parlato di questo genere la scorsa settimana con i Bangkok. Voi che ne pensate? E poi devo dire che questo genere di musica è molto adorata dal nostro regista. Sì. Quindi questa domanda mi viene molto bella. Apriamo Willy Peyote la prossima settimana, quindi credo che siamo coerenti col discorso. No? È una parolaccia? No, è il discorso trap. Si parla di un'evoluzione del rap. A me sinceramente non disturba come evoluzione stilistica. Credo che sia... abbia preso una piega interessante, c'è qualcosa anche che mi incuriosisce a livello, diciamo, musicale più che altro. Poi a livello di testi, chiaramente, boh, ci trovo un po' di limiti, fondamentalmente, perché sai, alle volte si va a rimarcare sempre certo. qualcosa che è un po' lontano dal mio modo di vedere le cose. Forse io, non lo so, appartengo a una generazione piuttosto antica, non lo so. Però, non lo so, cioè a livello di testa, di, non lo so... Però... Sì, diciamo che si muovono, siamo sì, là, diciamo. Là. È un casino. No, okay. Comunque, al di là di tutto, io sinceramente non ho dei pregiudizi verso i vari tipi di musica. Quindi. Comunque, diciamo che Belinda, tutto quello che piace Francesco Super Paterni, a noi va bene. Va bene tutto, quindi per noi appoggiamo la trap perché piace a lui. Questo è... Esatto. Appoggiamo credo. La trap per Francesco Paterni. Che ci produce il disco che e ci finanzia. Che piace la trap a Francesco Paterni. Sfatiamo questo finito. Prossimi appuntamenti, prima di andarvi ad ascoltare un altro brano, ahimai, questo il vostro cavallo sì, di battaglia, possiamo dire così. Prossimi appuntamenti, perché ho già captato qualcosa da Andrea. Prossimi appuntamenti, giovedì siamo a fare l'apertura appunto a Willy Peyote e a Torrita. Sicuramente ci saremo, quindi ragazzi, sintonizzatevi sulla Valdichiana perché ci saremo anche con Willy Peyote e ovviamente Belinda. Venerdì abbiamo un evento privato a Lucignano e sabato... un live da confermare, poi credo anche nel senese fra luglio e agosto, insomma, date nel senese e poi a Chianciano siamo a suonare. C'è una cosa, insomma, se ci seguite sulla pagina carichiamo in maniera dettagliata i vari appuntamenti, così almeno non si sbaglia perché così a bruciapelo è difficilissimo. Per avere tutto l'entourage della Valdichiana dietro vicino a noi, solo per questo lo facciamo in realtà. Allora ragazzi, a voi la scena con Ai Mai. Allora, però adesso ci io vi faccio tutto quello che volete. Tipo, oh. Servirebbe un... Dai ragazzi, non i doppi sensi. Facciamo... Allora. Non i doppi sensi, ragazzi. Già. Allora, recuperiamo la... Basta con questi doppi sensi. Che devo fare? Così. Ma tanto la chitarra dovrebbe arrivare. Regista, dacci ragguagli. Magheggi tecnici, la Valdichiana. Vedete che alla Valdichiana tutto può succedere. Tutto può succedere. E meno male sarà detto meno rotti dell'anno scorso. Meno rotti e più preparati. Allora, questo è un brano che inizia con un momento di raccoglimento. Immaginatevi la scena, cioè, fa così. Se chiudo gli occhi, tocco la luna, pare che mi nasconda la mia fortuna. Io vago sui tetti come mi viene delle mie sole mani, le tasche piene. Nei pressi di Rebibbia, scusi lei,
saprebbe dirmi dove va questa strada che sfugge nella nebbia. Fatti fatti tuoi, hai mai capito ciò che vuoi? È come un treno che fischia nella testa, questa pioggia d'inverno che dice basta. Hai mai capito ciò che vuoi? È come un treno che fischia nella testa, questa pioggia d'inverno che dice basta. Come un treno che fischia nella testa, fatti fatti tuoi. Saprebbe dirmi dove va questa strada che sfugge nella mia fatti fatti tuoi. Hai mai capito ciò che vuoi? Come un treno che fischia nella testa, questa pioggia d'inverno che dice basta. Come un treno che fischia nella testa, fatti fatti tuoi. Andrea, grazie di essere venuti qua a Giardino Valdichiana e averci regalato questo fantastico momento di musica. Seguite la loro pagina Facebook, seguiteli e noi torniamo tra pochissimo qua in diretta sempre al Golf Club Valdichiana. Grazie a voi, ciao ciao. Davanti ad un pubblico internazionale. Davanti ad un pubblico internazionale, abbiamo parlato di Cina, abbiamo parlato di musica e voi Valdichiana non lo potete vedere, ma qua abbiamo degli amici olandesi che sono ospiti del, e inglesi che sono ospiti del Golf Club Valdichiana, perché adesso c'è un momento di alta televisione, altissima televisione, anzi altissimo Facebook. Siamo qua con Cristiano Malgioglio! Benemini, tesori, come state? Cavalloni, in questi stande, vale. Adesso ti racconto una cosa, quando ero all'interno della casa del Grande Fratello abbiamo fatto cose sensazionali. Io con Raffaello, tuo nonno, adesso ero... Rimindi. Posso dire una cosa sensazionale a tutta la Valdichiana? Ecco, non è... Ma cosa è successo questo microfono? Parla con qua. Parla con due microfoni. Con due microfoni, veramente. Con due, con tesoro, due. Tesoro, ecco. Veramente, posso dire? Cosa ti devo dire? È due guance rosse sode come due fragole mature. I tuoi occhi sono lucidi come un vetro panato, spannami, sbucciano, spannami, veramente. Alta tensione, ragazzi! E poi fammi una domanda, che io ti do una risposta. Dimmi come ho trovato Barbara D'Urso insieme ad Alfonso, Alfonso Signorini, quel cavallone del Soro. Posso dire che la Belio e la Ceciu hanno fatto cose sensazionali. Non ci raccontare troppo, Malgi, però, non lo posso perché, dire. Perché sappiamo che siamo in fascia protetta. Siamo in non fascia posso protetta. Dire ci stanno anche facendo verti che ci dobbiamo allontanare. Di questo mio nuovo singolo, che si chiama Fernando, che fa Fernando, Fernando, mi sono preso Fernando, una canzone che ho scritto nel 1484, tesoro, e commettimi su questo boa, tesoro, che fai... scusa, sta calando il boa, non lo dico, tesoro, è una cosa sensazionale, e poi, cosa penso? Posso dirti una cosa sensazionale che ho scritto e mi sono innamorato di tuo marito pensando al regista di questa trasmissione, tesoro? Ovvero Francesco Paterni. Eccolo, adesso fa. E mi sono innamorato, ma di tuo Mari, veramente. Allora. Appena l'ho visto, tesoro, ho pensato subito a lui. Malgi, ovvero Andy Bellotti a Giardino Valdichiana. Eccolo, ragazzi. Mentre il nostro regista se n'è andato dopo questa tua il nostro tecnica. Regista se n'è andato, però so che ritorna, è so qua che dietro. Sì. Allora, Andy, ci sei venuta qua a trovare in questa fantastica location, ci hai portato vari personaggi. Però così sono molto sexy, mezzo Malgioglio, mezzo Andy. Ma veramente una cosa incredibile. Un men gioglio, un men di gioglio. Uso questo, quale uso? Sì, questo.
usa sì. quello che vuoi, fai quello che vuoi, sì. fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi e ti dirò chi sei. Chi sei? Ecco, chi sei? Chi sei? Allora, io sono Andy Bellotti, ho 26 anni, quasi 27 praticamente, a settembre, sono un imitatore trasformista. Cosa significa? Praticamente che imito tutti i personaggi, sia maschili che femminili, mi sto specializzando nei personaggi femminili e poi praticamente cerco di assomigliare di più alla voce del cantante o del personaggio del varietà o comunque del giornalista che uno riesce a imitare. Posso dire che ho fatto, sì, tante cose... sia Rai che Mediaset, diciamo. Sì, ti abbiamo visto un po' da tutte le parti. Ricordiamo l'ultima tua partecipazione a Soliti Ignoti. Ai Soliti Ignoti, dove praticamente dove ho fatto la mia Gianna Nannini. Gianna Nannini. Allora, poi... lo sai che facciamo? Nel frattempo, che tu mi racconti, regaliamo al pubblico la Gianna. Sì, aspetta che mi... Gianna, dove sei? Oddio, Gianna, dove sei? Gianna? Ti devo aiutare? Gianna, dove sei? Tieni il microfono. Ti tengo il microfono. Asta umana. Scusate, trasformazioni in diretta perché il Giardino Valdichiana è anche questo. Devo dire che hai riscosso tantissimo successo sabato scorso al Valdichiana Live, che a un certo punto la gente era abbastanza, non sapeva se stavi cantando in playback o eri te che cantavi. Ciao, buonasera a tutti quanti, come state? Sono Gianna Nannini, allora... Allora, ragazzi, aspetta, ve la canto, una canzone importante. Allora, Valentina, te la canto? Certo, ti ho chiamato apposta. E monti, mari e fiumi attraverserò dentro questa terra e mi ritroverai, meraviglioso Francesco. Sei solo al mondo, occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita, che meravigliosa. Hai capito, tesoro? Senti, tesoro, ma come nascono i tuoi personaggi? Allora, aspetta, ti rispondo come la Gianna. Rispondimi come la Gianna. Allora, i miei personaggi nascono praticamente quando avevo 11 anni. E poi da lì ho cominciato a fare tutti i personaggi maschili, come ho detto, a fare una cosa importante, a imitare la tromba. Te la posso fare? Imitiamo la tromba, ragazzi. L'inimitabile tromba. Questa l'hai portata, aspetta, dove l'hai portata questa? Ti ho visto in televisione dove hai portato la tromba. Oh, dove ho portato la tromba l'ho portata ai Soliti Ignoti. Ai Soliti Ignoti. Questo era il TG1 e poi per loro facciamo una cosa particolare, facciamo, sì, l'Eurovisione. Eurovision. For you. Applausi internazionali per Andy Bellotti. Thank you very much. Cosa dire? No, importante, che praticamente sto collaborando adesso con Radio Italia sulla musica italiana. Perché mi hai detto che stai curando una rubrica. Una rubrica che si chiama Gli Scuppotti di Andy Bellotti. Praticamente io vado sulle spiagge, diciamo, italiane. Un modo per fare le vacanze gratis. Capito, assolutamente. Però faccio questo, poi faccio la Gianna Ninna Nanna Nannini. Mm-hmm. Dove praticamente addormento i cantanti facendo la Gianna Nannini e poi prima facevo anche gli scoop marini di Alfonso Signorini. Faccio arrivare Alfonso? Si può fare Alfonso? Lo faccio. E allora tesori, ecco, ci sono tanti nuovi scoop, cara Alessia, ecco, devo dire che la Valentina sarà la nuova concorrente di Temptation Island, proprio con Francesco, tesoro, l'ho nominato tante volte, ecco, e poi quello che ride là, tesoro Alessio, ecco, sarà il prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi, tesoro. Siamo sistemati, ragazzi. Con Barbara D'Urso, tesoro. Valdichiana, ciaone. Hai capito? No, però importante da dire che ho collaborato con Max Torto. Ecco, giusto. Ti volevo chiedere, nel frattempo che tu ti prepari per un altro tuo personaggio. Sì, lo faccio. Aspetta che arrivo. Sta arrivando? Stai arrivando. Ho detto così, aspetta, sta arrivando Ornella Vanoni. Ecco, nel frattempo che tu ti prepari, com'è nata la collaborazione con Max Tortora? Vale, siamo qua. Guarda. Com'è appena Andy Bellotti è pronto, mi risponderà a questa importante domanda per sapere com'è nata la sua collaborazione con Max Tortora e Radio Italia, musica e solo musica italiana. Scusate ragazzi, ma fare parlare così è alquanto difficile. Vestito da Ornella Vanoni,
Posso dire che Max Tortora praticamente l'ho conosciuto a Radio 2, a Non è un paese per giovani, con diciamo Giovanni Veronesi, e da lì mi ha voluto ospite fisso per la sua trasmissione di Mr. Premium, dove facevano tutti i personaggi, dove c'erano tutti i veps e le cose, e lì praticamente ho fatto sentire la mia, diciamo, versatilità e la mia poliedricità facendo un po' di personaggi, visto che mi ha dato molta visibilità. Ma poi anche con il grande maestro Nino Frassica. Giusto. Perché con Nino Frassica faccio una rubrica sempre su Radio 2 che si chiama Jukebox Imitation, dove là praticamente faccio tutti i personaggi, ma anche tante altre cose, posso dire, con lui. Quindi un saluto a Nino Frassica. E per fare il saluto a Nino Frassica è venuta qua a trovarvi Ornella Vanoni. Oh, momento di suspense, ragazzi. Ciao tesoro, sei onore tesoro. Gino, amore, fai presto, io non resisto, non resisto, no, resisto, tesoro, Gino, sei tu, Gino, tu, non sei tu, sai, c'è una ragione di più per dirti che non vado via, gioia e tristezza non è il mio potere, e sono sentire che niente finisce mai. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. No, mi sto facendo, ho capito, ma sai quante volte mi sono lasciato io così, non pare, mi sono rimesso, capito? Sono... No, quindi vedi, anche Ornella Vanoni, ma poi diciamo, questa è una cosa molto importante da dire, che mi sto specializzando nei personaggi femminili, è una cosa che non fa nessuno qui in Italia, quindi giusto, questa è una vero. Cosa molto particolare. Cosa molto... Quante prove ci sono dietro a questi personaggi? Tantissime, perché bisogna... su Facebook bisogna, mentre fai prove. Sì, prove. Bisogna fare molte prove, bisogna fare molte prove davanti allo specchio. Quindi sai a casa quante volte mi hanno preso per scemo dicendo ma questo prova come fa davanti allo specchio, mentre perché lo specchio è al bagno, essendo lo specchio al bagno sto 3 ore al bagno, no, io devo andare al bagno, io no, devo provare Gianni Morandi e non entrano al bagno, però Gianni Morandi lo può fare, lo faccio. Certo. Buonasera al Festival di Sanremo, sei una cosa fenomenale, la faccio una canzone che non son degno di te. Non la merito più, no, hai capito? Però tutto dedicato a quest'uomo qua che sei fenomenale. Lo faccio... Andrea, se sto preso di mira, faccio arrivare un personaggio incredibile per voi, direttamente qua al Golf Club Valdichiana, per la Valdichiana e per lei. Faccio arrivare Carmen Consoli. Sì, Carmen Consoli. Che cosa ti serve? Ti devo aiutare? Non c'è problema, anche perché non saprei come aiutarti, Andy Belloccio. Non saprei come aiutarti. Pubblico internazionale. Bravo, ragazzo. Andrea, ti ha dedicato un sacco di canzoni, Andy Bellotti. Eccolo, eccola, è arrivata. Cerchi riparo. Fraterno, conforto, tendi le braccia allo specchio, rimuovi a stento lo sguardo severo, biascichio malinconico, modugno di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina. Brucia sul viso come gocce di limone l'eroico coraggio di un feroce addio, ma sono lacrime mentre piove. Ho detto che piove, ma invece c'è il sole. Quindi posso dire, grazie. C'è sempre il sole al Golf Club Valdichiana. C'è sempre il sole al Golf Club Valdichiana, dopo che qua è arrivato un altro personaggio incredibile, un personaggio della politica, Antonio Di Pietro. Oh, ex politico, che adesso è venuto qua, diciamo, a giocare a golf. Insieme a tanti golfisti, no, golfisti, oddio, Antonio Di Pietro, prendo un occhiale. Antonio Di Pietro, oddio, Antonio. Mentre Antonio prende l'occhiale, Andy, Mattia mi ha giocato a golf? Sì, sono bravissimo a giocare a golf. Da quando sono bravo mi chiamano il Roger Federer del golf. Addirittura? Non ma dico io, Antonio Di Pietro, no dell'Italia dei Valori. Ma che c'è zicche, mica stiamo scherzando, capì? Allora, coniughiamo il verbo avere.
che io abbia state, che tu avessi fatte, hai capito? Mica stiamo scherzando qui, me lo stiamo facendo. Allora, io sono un magistrato, mica, hai capito Andrea? Ho preso di mira Andrea, però giustamente Beppe Grillo, dopo Grillo, arriverà. Grillo, ci stanno richiedendo Grillo. Dopo arriverà Beppe Grillo, però prima, 3 minuti? Qui abbiamo tempi, prenditela con il regista. Dai, 3 minuti e mezzo, dammi 35 minuti. 5 dai. Minuti, ce 5 minuti. Dai, ce allora, ci... Allora, mi stanno regalando minuti così. Ma scusa, quando ci ricapita di averti qua? È vero, ragione. È vero, aspetta. Posso dirti una cosa importante? Ti puoi dirmi tutto? Non me lo dire così. Perché posso dire che ho collaborato, ho fatto una cosa importante anche con l'Edicola Fiore di Fiorello. Giusto, giustissimo. L'Edicola Fiore di Fiorello, dove ho fatto anche là dei personaggi, dove c'erano Agonia, John Wayne. E ho fatto anche lì, diciamo, alle 5 della mattina arrivavo là e facevo i miei personaggi. E posso dire che è stata un'emozione incredibile, dove ho potuto far sentire il volo. Faccio arrivare il volo? Assolutamente. Il volo! Sta arrivando il volo, dov'è? Ti devi cambiare? No, mi metto solo un paio di occhiali. Ah, ok. Tanto ce ne abbiamo pochi qui sopra gli occhiali. Chi volesse comprare gli occhiali può sintonizzarsi sulla Val di Chiana a 9,90 euro. Perché Andy non vende sogni ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Scherzo. E dopo questa? E dopo questa arriva il volo? Il volo. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle tua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole, amore, solo amore. Refrain. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai, dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore, dimmi che mai, quanto sei sexy oramai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Eccolo qua, l'amore di Andy Bellotti, che l'abbiamo in via. Non so come mai, ma mi è venuto spontaneo. Mi è venuto spontaneo, ti ho preso di mira, però veramente. Ma perché lui sei è il uguale. Direttore del golf club, te non lo sapevi. Sei il direttore, allora sei di più ancora. È il direttorissimo. Un paio d'occhiali. Però questi sono, no, non so, però posso dire, vicino a lui che sta arrivando anche questo, un personaggio veramente amato dalla televisione. L'ultimo personaggio. Maurizio Costanzo. L'ultimo personaggio. Lo faccio così? Sì, nature. Bene, grazie. Bene, abbiamo tanti ospiti. Giardino di Chiano, abbiamo lui. Abbiamo Rocco Siffredi, E poi abbiamo lei, una grandissima ospite. Per voi, lei, posso dire? Loredana Leccini. Uguale. E beh, abbiamo Solange. E poi Francesco, sei incredibile, grazie. Ho preso di mira Francesco perché veramente non vende sogni ma sogni in realtà. Però posso dire che volesse, insomma, gli appuntamenti più diciamo più imminenti, diciamo domani avrò chi volesse venire, però un party privato a Roma, a Marino, poi posso dire non ci saremo, però se sarete con il cuore là. Con il cuore assolutamente, con ormai, come dice Barbara D'Urso, con il cuore. Con il cuore, ragazzi, con il cuore. Con il cuore. Poi lunedì, posso dire questi più imminenti. Martedì con i 7 cervelli a Torita di Siena. Beh, vicinissimo quindi. Qui a Torita di Siena potete venire a supportare e sostenere. Mercoledì a Follonica in piazza. Stai girando tutta l'Italia. Stiamo girando everywhere. Senti là che in inglese. Anche l'Europa. In Europe. Quindi io ragazzi vi amo, pagina Facebook Andrea Bellotti, perché veramente... Dopo la Val di Chiana. Dopo la Val di Chiana e vi emozionerete. Vi emozionerete. I love you. Andrea, un saluto velocissimo, passa il microfono, grazie di averci accolto ancora qua questa sera. Oggi è spara in questi giorni, fai prove perché devi fare buca. Poi Andrea Bellotti, non so, verrà a trovarci forse il 3 di agosto con Tiger Woods, non so, una roba del genere. Sì, certamente. Poi io e te, Andrea, insomma, poi ti dedicherò anche Patti Pravo, finale. No, basta, il 3, basta. Val di Chiana, dobbiamo chiudere.
la cambio io la vita che non ce la fa cambiare te. Ciao Valdichiana. Ciao Valdichiana, rimanete connessi con noi e grazie ancora di essere stati qua. I love you. Valdichiana, il giardino Valdichiana. Vi amo.